Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'MSP. Ragazzi e ragazze, è un periodo molto particolare anche per me, perché è un periodo in cui sto facendo tanta riabilitazione e fisioterapia, quindi giustamente, come avevo anche ripetuto nel video che avevo fatto un po' di tempo fa, faccio ovviamente giustamente molta fatica ad andare al campo e a stare dietro ai ragazzi anche per quelli che sono anche i miei impegni lavorativi, quindi non è così, è sempre semplice e facile star dietro a tutto. Veniamo da una bellissima vittoria fuori casa, signori, con un grandissimo Luca Goyormella, gol che ha dato la svolta, che potrebbe dar la svolta in questo periodo un po' particolare, ma soprattutto in campionato non siamo messi benissimo, ragazzi, e rischiamo un qualcosina di troppo. Oggi, ragazzi, andremo a affrontare il Castel Bolognese, squadra che all'andata noi perdemmo fuori casa, e quest'oggi potremmo avere la possibilità di avere questa piccola rivincita e quindi di riuscire a batterli almeno in casa. Non è una partita scontata, perché loro sono bravi, sono una buona squadra, sono quadrati, quindi non sarà semplice, diciamo, andare ad affrontare. Speriamo che possa essere una bellissima giornata, una bellissima domenica per noi. Non sarà semplice. I ragazzi si sono preparati abbastanza bene, anzi molto bene, perché sono andato appunto a trovarli un allenamento, sono riuscito a passare. Non mi voglio sbilanciare troppo sul risultato, però potrebbe essere una buona domenica per noi. E allora, signori, andiamo a scoprire come andrà questa domenica. Let's go! Allora, ragazzi, ci siamo già, direi, detto tutto, vi ricordo soltanto le cose più fondamentali sull'importanza della partita. Andando in ordine è la classifica, ok? Manca ancora parecchio, mancano 10 partite, quindi ci sono tanti punti a disposizione, però è vero che bisogna approfittarne in un momento che secondo me stiamo bene, di cercare di farli il più in fretta possibile. Avete visto che nessuno molla, perché anche ieri una nostra concorrente vinceva 2-1 quasi al 90esimo con la seconda in classifica, quindi tutte le domeniche possono cambiare le cose, una sconfitta o una vittoria, ok? Io ho finito, ragazzi, oggi voglio vedere la squadra con i maroni che non ho mai visto finora, oggi è stra importante su questo, per noi, eh? Poi, ripeto, non finisce il campionato, ma noi dobbiamo continuare a crescere, perché c'è ancora un margine, è un bel po'. Buon pomeriggio a tutti, signori e signori, un saluto dal vostro Pipega. Oggi in quel di Monte San Pietro, sfida valevole per il campionato di promozione, dove avremo le compagini dell'MSP e del Castel Bolognese. Sfida importantissima per la lotta a salvezza per il nostro MSP, ancora orfano di Off Samuel, che non riuscirà a far parte della formazione da qui a fine anno. Quindi cercheranno i suoi compagni di portare a casa l'obiettivo della salvezza. Tutto pronto dunque per il calcio d'inizio, batte il Castel Bolognese da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Buona partita a tutti! Castel Bolognese subito in possesso di palla, sull'out di destra chiude invece la retroguardia del Castel Bolognese, adesso riparte con una giocata di Alfredo Bartolini. Il lancio sul lato debole, buonissimo il filtrante, ancora l'MSP in attacco. Sull'auto di sinistra, attenzione, può partire un cross, chiusura da parte della difesa del Castel Bolognese. Messa laterale dentro l'area, il pallone verso Bartolini. Poi prova la girata! Il numero 10 dell'MSP. Pallone in calcio d'angolo, ottima risposta del portiere, parte l'angolo! Pallone sul secondo palo! Numero 4 del Castel Bolognese riesce a liberare. Situazione piuttosto complicata per la difesa del Castel Bolognese, che adesso riparte con il possesso del pallone. Buona la trama, viene a cucire il gioco il numero 10 sull'out di sinistra, il pallone per l'esterno sinistro, parte il cross per il numero 9!
La rete! Vantaggio del Castel Bolognese. Ottima la giocata da parte del numero 9 con un taglio profondo sul primo palo. Veramente un'ottima azione, bravissimo numero 10 a venire a cucire il gioco. 1-0 quindi Castel Bolognese, non bene per i nostri ragazzi dell'MSP. Quindicesimo minuto, il pallone per il numero 10 che riparte dentro il pallone. La chiusura buonissima da parte della difesa, ma ancora recupera palla l'MSP sull'out di sinistra. Attenzione, numero 5 cerca di puntare l'uomo, lo salta, parte il cross verso Bartolini, il colpo di testa, il pallone che però si perde sul fondo. In precario equilibrio il nostro Alfredo Bartolini, pallone che però non giunge al termine. Il rilancio lungo da parte del portiere del Castel Bolognese. 19 primi, 3 secondi, calcio di punizione sulla tre quarti proprio per il Castel Bolognese. Qui un fallo proprio sulla tre quarti, sull'out di sinistra. Parte il calcio di punizione con il tiro a giro, riesce a liberare la difesa. Qua la chiusura ancora della difesa dell'MSP. Ancora il Castel Bolognese in attacco. Attenzione, recupera palla il Monte San Pietro, cerca di fare un giro palla, poi il lancio lungo direzione di Bartolini, non la prende Inek. Ancora Bartolini dentro il filtrante, molto interessante, ottima la diagonale difensiva da parte della difesa del Castel Bolognese. Ancora l'MSP che sta cercando di trovare il pareggio dentro il pallone. Il fallo probabilmente al limite dell'area, c'è una punizione da posizione veramente molto interessante. Attenzione, parte il tiro da parte di Goiormella, pallone che però si perde sulla barriera. Veramente deficitario l'MSP dai calci piazzati. Ora ancora Goiormella, parte il tiro e la parata da parte del portiere del Castel Bolognese al 34esimo. Occasione ancora per il Monte San Pietro, però non riesce a trovare l'1-1, pareggio che in questo momento sarebbe probabilmente anche giusto visto la mole di gioco della formazione di Calderino. Ora un'altra punizione per il Castel Bolognese, ancora dalla tre quarti ma dall'altra parte sull'out di sinistra. Sempre il pallone a giro all'interno, molto interessante, esce Pechini. Rischiosa l'uscita di Pechini, che poi si fa anche male. Il nostro Simone Pechini che si scontra con la punta avversaria. Attenzione, momenti piuttosto concitati. Speriamo che non ci sia nulla di grave. Pechini sembra rialzarsi sulle sue gambe. L'attaccante un po' claudicante, però l'importante è che il nostro Simone torni in porta. Problema probabilmente al polpaccio della gamba destra, infatti cerca di scioglierlo il più possibile. E si riparte con una punizione per l'MSP. L'MSP che continua la propria trama d'attacco. Si ritorna indietro, poi il lancio lungo in direzione delle punte. Buonissima ancora la chiusura da parte della difesa del Castel Bolognese, ancora in anticipo su Bartolini che non riesce a trovare la posizione adatta. Attenzione però, rimane a terra un giocatore del Castel Bolognese. Siamo ormai al 45esimo. Diversa laterale per il Castel Bolognese, lancio lungo sulla linea mediana del campo, recupera palla Inek, il lancio ancora una volta fa buona guardia la difesa del Castel Bolognese, poi Inek recupera ancora un altro pallone, qui c'è un fallo, attenzione, rischio reazione invece. Squadre che vanno negli spogliatoi, il risultato che vede l'MSP sotto 1-0, la rete del numero 9 del Castel Bolognese con un ottimo taglio sul primo palo. E si riparte dunque con il secondo tempo tra MSP e Castel Bolognese.
MSP che deve assolutamente ritrovare il gol con le sue punte. Sembra voler attaccare, cercare il secondo gol il Castel Bolognese. Poi parte il cross sul secondo palo. La rete! Subito doccia fredda per il nostro MSP, che con il colpo di testa da parte del numero 6 del Castel Bolognese trova sul secondo palo una rete anche un po' fortunosa, mi viene da dire. Pallone che viene colpito non in maniera perfetta, il pallone che però si addormenta sul secondo palo. MSP 0, Castel Bolognese 2. Doccia freddissima al rientro dagli spogliatoi. Non ci voleva. 58esimo, lancio lungo verso Goyormella. Goyormella dentro l'area. Goyormella sul mancino. Ce l'ha, lo prova. Chiusura da parte della difesa. Ancora l'MSP che prova a tessere la propria trama in attacco. Buonissima la retroguardia ancora una volta in chiusura. Riparte adesso il Castel Bolognese, contropiede, attenzione, salta un uomo, il numero 7, 1-2, bellissimo, veramente un gol sensazionale, giocata clamorosa, 1-2 tra il numero 9 che segna dunque la doppietta e il numero 7, un 1-2 veramente che ha spaccato in due la difesa dell'MSP, 3-0 inesorabile al 60esimo minuto del secondo tempo. 67esimo, risultato ormai dice Castel Bolognese 3, MSP 0. Deve reagire la squadra di Off Samuel, parte il cross, il colpo di testa ancora da parte di Goyormella, il pallone che però finisce ancora sul fondo. Adesso ci sono stati dei cambi nel mentre, qui c'è una punizione, fallo in attacco del neo entrato, il numero 19, se non vedo male Licciardo. Fallo in attacco di Licciardo. Penso che si sia fatto molto male l'autore del gol, il numero 6. Qui Licciardo va a sincerarsi delle condizioni dell'autore del gol. Gesto di fair play. Calcio d'angolo, 75esimo, parte il cross sul secondo palo, la traversa di Licciardo. La traversa di Licciardo, poi il tiro e la pallone finisce in porta. Attenzione, l'arbitro però fischia uno scontro di gioco, un fallo in attacco. Poteva essere un'occasione importantissima per riaprire il match. Invece l'arbitro ha ravvisato un fallo in attacco. Veramente sfortunato l'MSP con la traversa di Licciardo. Poi c'è stato un tapin a porta vuota, ma nulla di fatto, ancora 3-0, 84esimo, il rilancio di Pechini, la chiusura da parte del centrocampo del Castel Bolognese, ma ancora l'MSP che prova in tutti i modi a riaprire il match, anche se il tempo inizia a scarseggiare e il 3-0 è un risultato assolutamente troppo pesante per quello che si è visto in campo. Il lancio lungo, buonissima l'uscita da parte del portiere del Castel Bolognese, che fa proprio il pallone, messa laterale dentro l'area di rigore. Bartolini conquista un ottimo calcio d'angolo, 89esimo, il calcio d'angolo, nulla di fatto sul calcio d'angolo, mancano 15 secondi più recupero al termine del match. Questa partita si sta avviando verso una sonora sconfitta, quantomeno nel risultato, non nel gioco visto, perché l'MSP comunque ha combattuto fino all'ultimo. Triplice fischio da parte dell'arbitro. Giocatori che si accingono ad andare verso gli spogliatoi. Risultato Castel Bolognese 3, MSP 0 in quel di Calderino. Veramente una sconfitta sonora, ma che non cambia i sogni e le speranze dell'MSP di provare a salvarsi in questo campionato di promozione. Ragazzuoli, si conclude così questa 25esima giornata di campionato, un po' con un bel amaro in bocca, perché
Purtroppo la partita non è andata come speravamo potesse andare, si sono dimostrati più compatti e poi più cinici nelle occasioni che hanno avuto e anche nel fraseggio, mentre noi abbiamo fatto molta fatica a giocare, abbiamo cercato più delle palle lunghe che però non siamo riusciti a concretizzare. Due o tre occasioni le abbiamo avute, però non ci sono bastate. 3-0 meritato per loro, per come hanno giocato. E fine, no? È stato praticamente uguale alla partita di andata. Ed è clamoroso questa cosa. Sì, a Marco è sconfitta che fa male, perché comunque venivamo da un bel periodo. Loro sono, secondo me, una delle squadre che gioca più a calcio del campionato, secondo me, anche davanti comunque hanno sfruttato subito le occasioni che hanno avuto. Abbiamo avuto una disattenzione subito nel secondo tempo, dove abbiamo preso un gol su calcio d'angolo, e lì secondo me la partita, non dico che quasi era finita, ma l'avevano praticamente in mano loro. Avevamo avuto anche qualche occasione noi nel primo tempo, non si è riuscito a sfruttarla e... Si interrompe qua il record di imbattibilità anche dell'MSP, perché giustamente era da 10 partite che non perdavamo. Che non perdavamo. Però veniamo da un bel periodo, sì. Dobbiamo essere bravi a non mollare di testa. Dobbiamo essere bravi a continuare così, anche perché adesso manca sempre meno alla conclusione della stagione, e quindi bisogna iniziare un po' a tirare le somme, perché sennò potrebbe essere tanto dura quest'anno. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo ennesimo episodio dell'MSP, mi raccomando lasciate un like, lasciate un commento qua sotto, fateci sapere come avete visto questa partita. Dall'MSP è tutto, ciao! Ciao.